la sera del 13 marzo 2013. Sul mondo ancora scosso dalle dimissioni di Benedetto XVI si leva una ventata di freschezza evangelica ed umana. Dalla loggia centrale di San Pietro si affaccia un papa inatteso. È Jorge Mario Bergoglio, eletto 266esimo successore del Vescovo di Roma nell'ultimo scrutinio del secondo giorno di conclave. Cardinale da 12 anni, arcivescovo di Buenos Aires, dove è nato 76 anni prima, nelle sue vene scorre sangue italiano. È figlio di emigranti piemontesi. Da tempo costituisce un punto di riferimento per le sue nette prese di posizione durante la grave crisi economica che ha sconvolto prima il suo paese, poi il mondo intero. È il primo pontefice non europeo nella storia moderna della Chiesa, il primo latinoamericano e il primo gesuita. Prima di presentarsi alla loggia di San Pietro, ha pregato da solo nella Cappella Paolina davanti al Santissimo Sacramento. Semplicità e spontaneità, appena appare, sono l'essenza del suo stile. Parole, gesti, sguardi che conquistano immediatamente fedeli e curiosi. Il suo pontificato si annuncia innovatore fin dal nome, Francesco, che nessun predecessore in 2000 anni aveva mai scelto. Il neoeletto vuol mettere il suo nuovo servizio pastorale sotto la protezione di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale, come si vede anche dai simboli che inserisce nello scudo dello stemma pontificio. La stella, secondo l'antica tradizione araldica, simboleggia la Vergine Maria, madre di Cristo e della Chiesa. Il fiore di nardo indica San Giuseppe. Ponendo nel suo scudo tali immagini, il Papa intende esprimere una particolare devozione verso la Vergine Santissima e San Giuseppe. La data di inizio pontificato è naturalmente il successivo 19 marzo. Nel messaggio augurale del governo italiano è scritto: «Legati da una storia speciale con il popolo argentino, gli italiani si riconoscono nel nome del loro patrono, il Santo di Assisi, uniti a tutto il mondo nella ricerca della giustizia e della pace insieme a Vostra Santità, che con l'Italia ora condivide anche il mondo».